Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, numerosi, numerosi. All'apertura della Galleria d'Arte Moderna di Codicilia. Ringrazio appunto tutti voi presenti, ringrazio Stefano Mazzolini per la sua presenza, Aurelio Bubisutti, presidente del museo, Carmine Gorgortani, e tutte le autorità che sono venute oggi a questa presente apertura, diciamo. Vorrei dare la parola al sindaco Marco Pazzotta, che vi darà il benvenuto, come doveroso che sia, e poi vi farò una breve introduzione su alcuni aspetti, diciamo, di questa galleria. Prego, sindaco. Benvenuto a tutti nella nostra splendida Galleria d'Arte Enrico Leciglia. Secondo me, a 4 mesi esatti dall'inizio di questo mandato amministrativo, oggi è il vero punto di partenza del nostro programma. Unire cultura, arte, storia, tessuto sociale e identità è in assoluto la nostra priorità. Sono consapevole che per fare tutto questo ci vogliono collaborazioni importanti. Per questo ringrazio Stefano Mazzolini, sempre presente nei momenti importanti, Aurelio Bubisutti, e Carmine Musei, Federico Punarte Venti, e vedo qui con noi Ennio Pittino, presidente di SEPE. Ringrazio inoltre l'associazione, in particolare la CDS, sempre al nostro fianco, che dopo ci garantirà un ottimo riflesso. Un ringraziamento particolare a Eli Plazzotta, che ha ripristinato la galleria riportandola al livello che merita. 4 mesi fa, quando siamo entrati qui dentro, ci siamo trovati davanti a un totale stato d'abbandono. Per quanto mi riguarda, da oggi non si parla più di passato. Andiamo avanti. Adesso passo la parola a Eli, che vi spiegherà tutto nel dettaglio. Grazie a tutti. Grazie sindaco. Vi chiedo scusa se leggerò, perché sono, anche se non sembra, sono molto timido, soprattutto davanti a tante persone, non sono una persona avvezza, diciamo, a questo genere di cose. Allora, come diceva il sindaco, siamo entrati presso in questa galleria, io personalmente con una specie di peso, nel senso che mi sono sempre chiesto e continuo a chiedermi anche adesso se sono veramente all'altezza di questo tipo di gestione per una galleria così importante. Ho preso coraggio assieme ai miei collaboratori, che già ringrazio, Angela Cortolezzi e Marco Morcuti, che sin dall'inizio mi hanno dato una mano. Nei primi giorni, le prime settimane, ci siamo concentrati su una cosa che secondo me è importantissima: dare uno spazio a Carmine Musei per consentire a questo ente che gestisce molti musei della Carnia, dare uno spazio per la creazione di un laboratorio artistico per le scolaresche e per i bambini. È stata una cosa che sentivamo tutti di dover fare, appunto, per ripristinare questo servizio che secondo me è importantissimo: dare la possibilità ai bambini e anche ai ragazzi di vivere una galleria d'arte, un museo, e di appunto fare dei laboratori per far entrare dentro l'arte, la cultura all'interno di loro, del loro cuore, del loro animo. Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo sistemato la sala soprastante qua e vedrete il risultato. È una sala che si presta appunto agli scopi di Carmine Musei. Oltre a questi spazi dedicati ai Carmine Musei, negli stessi spazi abbiamo trovato posto per più di 2000 pubblicazioni di carattere artistico, tra riviste e libri, che coprono un periodo storico di oltre 60 anni. Secondo noi è un'ottima possibilità per studiosi e ricercatori di effettuare studi di questo tipo per ricavare preziose informazioni. Un altro passo, secondo noi molto importante, è stata
la ricostruzione completa dell'audioguida. L'audioguida precedente ovviamente è uno strumento che comunque deve stare sempre al passo con i tempi, al passo con i cambiamenti che vengono fatti nelle gallerie. L'audioguida che è stata realizzata in tre lingue, italiano, inglese e tedesco, madrelingua, è stata affidata per uno studio professionale di Monfalcone, che ha tradotto testi in lingua madre per poi convertirli in audio. Chi ha avuto la possibilità di vedere il risultato, che io stesso definisco professionale, è rimasto molto molto soddisfatto. Il materiale utilizzato per fare questa guida è stato ricavato dall'ultimo catalogo del 2019, che è stato curato da Sergio Colossi, appunto, i testi di Lisio Damiani. Ma oltre a questi testi ho voluto utilizzare anche un lavoro di ricerca effettuato da Maurizio Ploss nel 2014 per il portale tropocarico.org. Una ricerca, a mio modo di vedere, che sarà importantissima anche nei mesi e negli anni a venire, quando ci ritroveremo a fare le stesse opere, gli stessi lavori per molti quadri che non sono ancora stati, diciamo, esposti, e ce ne sono tantissimi. La Galleria d'Arte vanta più di 200 quadri al suo attivo. Qui vedete ovviamente solamente una parte. Oggi in rappresentanza a questo gruppo di lavoro abbiamo Elisa Innocente e Massimiliano Puntin, rispettivamente la voce italiana e il tecnico che si è occupato della post-produzione, diciamo, per quanto riguarda la pulizia e l'elaborazione dell'audio e dei testi. A loro vanno più sincero ringraziamento per il lavoro professionale che ne è venuto fuori. Ricordo anche Alexis Dossler, che è la moglie di Massimiliano Puntin, che si è occupata della parte audio relativa alla traduzione in tedesco e in inglese, sempre in madrelingua. Allora qui mi va tutta la mia riconoscenza per lo splendido lavoro svolto, per il risultato ottenuto, che contribuirà in modo significativo ad elevare la qualità offerta da questa offerta al visitatore per questa struttura. È stata arricchita la mostra permanente di Enrico De Cilia con l'inclusione di alcune opere che non erano esposte da tempo. Ne è conseguito un riallestimento completo praticamente di tutto di tutti i quadri esposti, seguendo un criterio temporale che lasciasse trasparire sia l'evoluzione tecnica dell'artista, iniziando con i primi quadri del 1900, degli anni 20, scusate, che potete trovare in questa sala, per proseguire poi nel salone principale col suo sviluppo sull'ambiente del Carso, che diede proprio a De Cilia l'appellativo di pittore del Carso. Si conclude questo percorso su De Cilia con la sala opposta, con alcuni degli ultimi lavori che completò alle soglie degli anni 90. In questa fase qua troviamo ancora l'audioguida, momentaneamente è stata affidata la parte audio ad un'intelligenza artificiale che non ci dà tante diciamo che fortunatamente ancora la voce umana dà quel senso di calore e umanità che manca. Spero, la mia intenzione è di affidare a Elisa e Massimiliano allo studio di Monfalcone l'estensione dell'audioguida che sentirete per quanto riguarda gli artisti del Novecento esposti sopra, al primo piano, affidare anche la realizzazione di questa guida. Abbiamo iniziato, e questa è la parte che sta un po' dietro, un percorso di aggiornamento e catalogazione per avere un elenco quanto più completo e aggiornato possibile delle opere presenti, sia esposte che archiviate. Nella fase di... personalmente sono una persona che vuole avere il controllo di tutte le cose possibili e immaginabili, nel senso che sul lavoro mi è richiesta questo modo di operare, per cui inevitabilmente l'ho portato e l'ho trasposto anche in questa mia nuova avventura. Per cui ho iniziato a catalogare tutti i quadri, sia quelli esposti che quei tanti quadri che ancora sono in archivio, molti dei quali, alcuni, cioè,
una buona parte non ha nome o gli mancano altre caratteristiche, altri dati che, come potete vedere, sono necessari per qualsiasi opera d'arte. Ho trovato, e questo devo ringraziare gli uffici comunali, ho trovato molta disponibilità da parte di queste persone ad aiutarmi a dare il loro contributo in qualsiasi maniera per cercare di trovare quante più informazioni possibili, perché purtroppo nell'arco degli anni molte informazioni sono andate perse. Noi cercheremo di operare in modo tale da reperire queste informazioni, anche perché se un giorno dovessimo, come nostra intenzione, riallestire con cadenza, non dico annuale, però con una buona cadenza periodica, tutti i quadri, dobbiamo avere i dati di ogni singolo quadro. Per cui questo è uno dei nostri obiettivi futuri. Vorrei dare la parola adesso a Federico Barnaba, presidente di Arte Eventi, la società cooperativa a cui abbiamo affidato appunto la gestione del personale anche della Galleria d'Arte Moderna di Cilia. Grazie. C'è sempre una bellissima accoglienza quassù. Mi fa molto piacere essere qua. La cooperativa si occuperà di alcune cose, insomma, che sono minori ma che hanno una certa importanza, quindi oltre che gestire il personale, ma soprattutto anche dare un supporto alla comunicazione e garantire un controllo attraverso un conservatore che sarà Martina Perucco, e soprattutto dare un'idea per supportare e far vivere la galleria, per cui già vi preannuncio che in un programma che andremo a definire avremo una prima puntata, un primo evento il 31 agosto, in quanto era il compleanno di Enrico Vecilia, quindi rimanete in contatto, cioè, noi vi daremo informazioni e vi aspettiamo il 31 qui con un piccolo evento che adesso non vi svelo, ma che stiamo organizzando. Quindi detto questo, io direi che possiamo dire qualche cosa anche sul personale. Allora Edi, introduci tu e chiamiamo, venite. Le introduco con orgoglio. Perché sono, innanzitutto sono nostra compaesana e non è cosa da poco, e soprattutto perché alla mia richiesta di supporto, di impegno, perché era un impegno che potrebbe anche diventare un'opportunità di lavoro, la loro risposta è stata sì, senza tentennamenti, entrambe hanno risposto sì. Abbiamo Barbara De Ciglia, che nonostante risiede a Paluzza ha il cuore sempre a Treppo, e come il suo impegno per il sociale, che tutti conosciamo, la porta sempre appunto ad eventi, a realizzare eventi, a supportare eventi di carattere sociale e associativo a Paluzza, si è sentito in cuore di dare un contributo anche alla comunità di Treppo Rio Sulo, e questo a me mi riempie veramente di orgoglio, perché ripeto, non è scontato che tutte le persone a una richiesta tale, a un impegno tale, ti dicano subito, immediatamente di sì, per cui grazie. La seconda persona è Anaïs della Schiava. A volte nella vita, cioè appunto, capitano dei momenti, ci sono dei momenti in cui ti senti di essere nel momento giusto al posto giusto, capita anche spesso il contrario, però in questo caso, mai come Anaïs della Schiava, io mi sono sentito di essere al posto giusto nel momento giusto, perché Anaïs della Schiava 15 giorni fa, un mese fa, si è laureata con una tesi all'Università di Trieste,
mi sono già dimenticato il tuo ma so che sei laureato con una tesi proprio sugli artisti della nostra comunità, che è Enrico De Ciglia e Giovanni Moro. Appunto, non c'era neanche, ma mancava appunto questo, sì, ho detto, lei è perfetta, è una persona perfetta per questo suo ruolo, è una persona perfetta perché una ragazza che, giovane, che intraprende un percorso di studio su queste tematiche e su questo tipo di argomenti, secondo me vuol dire che o hai la passione oppure non lo fai, secondo me non lo faresti. Per cui un tanto di cappello innanzitutto per la laurea che hai conseguito e grazie ancora per la tua disponibilità che vorrai offrire appunto alla Galleria d'Arte del Enrico De Ciglia. Qualcuno di voi vuole parlare? Dai, chissà perché io, no? Io ringrazio naturalmente la comunità di Trepome, prima persona il sindaco Marco che mi ha fatto questa proposta, e seconda persona a te che ci sei sempre vicino in questo momento. Noi dobbiamo iniziare questo percorso, quindi per me soprattutto è tutto nuovo. Amo l'arte in tutte le sue sfumature, però c'è sempre l'ignoranza e quindi c'è sempre la sete di conoscenza. E io e Anaïs inizieremo questo percorso insieme, che è per noi tutto nuovo, e il percorso assieme alle persone, credo che sia una cosa fondamentale, l'aspetto sociale e umano, di accompagnare in questa meravigliosa location, in questo posto, in questa galleria che Treppo vanta di avere, perché è veramente un grande orgoglio che il mio paese ha. E quindi speriamo di ricevere tante visite, speriamo di avere sempre tante persone che vengono a trovarci, e sarà per me un piacere accompagnarle. Ecco, grazie, grazie. Ha già detto tutto Barbara, ha già detto tutto, io sono l'ultima, quindi... No, ringrazio l'amministrazione per questa opportunità che mi hanno dato, perché la cosa è reciproca, sì, non c'entro solo io per la laurea e la tesi su Enrico De Ciglia, ma io ho fatto la tesi su Enrico De Ciglia, anche perché Trepo comunque era il paese dei pittori, quindi io sono molto attaccata al mio paese e mi sono dedicata proprio, grazie anche a mio nonno, Cardona Luciano, che magari alcuni di voi lo conoscono, che mi ha passato proprio la passione per l'arte. Allora mi sono proprio dedicata a loro in generale e a Giovanni Moro, che era di Ligosullo. E quindi ringrazio voi per la partecipazione di oggi e speriamo di un buon inizio. E dai, è tutto nuovo per noi, però ce la farete, ok? Devo dire una cosa, le ragazze non saranno sole, nel senso che Carne a Musei comunque come ente dà tutta la disponibilità a fare un percorso di formazione alle ragazze in modo tale da prepararle non solo per quanto riguarda, diciamo, solo, tra virgolette, solo l'aspetto artistico, ma anche l'aspetto gestionale, l'aspetto di rapporto con le persone, con i visitatori. Per cui secondo me sia Arte Eventi che Carne Musei sono due tasselli molto importanti per la crescita e per la formazione di queste persone. Oggi le vediamo insicure e tentennanti, no? Però vedremo tra un anno appunto se come sono convinto, se questa formazione e il loro impegno darà i suoi frutti. Io sono certo che darà i suoi frutti. Quindi le insegniamo, come si dice? Quindi vi marchiamo con appunto il page. E niente, ho concluso. Aurelia vuole parlare, Aurelia Bobisuti, presidente del Museo Carnico Vortani. Grazie.
candidato come presidente, ma io spero anche come persona, perché è da tempo che abbiamo installato dei rapporti importanti. Però devo dire, l'ultima volta ci siamo viste io e te, e avete fatto della strada, perché mi hai presentato i problemi che c'erano, abbiamo cercato anche di trovare delle soluzioni insieme, ma veramente complimenti, avete fatto un percorso velocissimo e devo dire con prospettive future importanti. Volevo solo dire una cosa ascoltando, e questa è una ricchezza, e mi sono venute in mente tutte le ricchezze che ci sono sul nostro territorio. Carmine Musei ha oltre 39, ecco, siamo a 39. Quindi pensate, e ogni museo, piccolo o grande che sia, è un patrimonio del territorio, è la nostra memoria, anche di persone, ma anche di, in questo caso, arte contemporanea, arte importantissima. Ecco, io come Museo Bortani rappresento un po' quello che è la storia per Carmine, non di Tolmezzo, ma di tutta la Carnia, ed è una responsabilità enorme. Io capisco anche la vostra, anche noi quando abbiamo preso in mano 5 anni fa il museo aveva dei problemi, oggi il museo sta percorrendo una strada che secondo noi è in salita. Ecco, però cosa significa questo? Significa che bisogna cominciare a lavorare insieme, tutti insieme. E un piccolo appunto, la regione ha fatto una legge sui musei etnografici e sociali, è una legge che è in divenire anche questa, stanno lavorando sul regolamento, ma il cuore di quella legge, la sostanza, l'obiettivo di quella legge è proprio quella di mettere insieme tutti i musei, soprattutto nel nostro caso quelli della montagna, per fare dei progetti insieme, per collaborare. Quindi la possibilità di coordinarci, di trovare un sistema, di lavorare insieme su progetti, credo possa essere il futuro non solo vostro, ma anche del Museo Bortani, dal nostro punto di vista. Quindi, cosa significa questo? Significa che tutto dipende da noi. Io lo dico sempre, dipende da ognuno di noi. Quello che sappiamo fare, onestamente, sinceramente, capire quali sono le nostre, quello che possiamo fare, le nostre competenze, ma anche le nostre mancanze. Quindi mai aver paura di chiedere aiuto, e lo dico io che lo chiedo a tutti sempre. Quindi se lavoriamo bene è merito nostro, se lavoriamo male è colpa nostra. Quindi questo è il messaggio che io volevo darvi. Il Museo Bortani è con voi e voi lo sapete, tutto quello di cui avete bisogno noi ci siamo. Grazie. E grazie. Grazie. Bene, bene. Ma direi che abbiamo concluso. Adesso potete visitare questa parte di mostra su Decilia. Poi per spostarvi poi al primo piano dove ci sarà un rifresco che gentilmente offerto dalla CDS di Trepoli Rosulo, che ringrazio per la disponibilità e per la, appunto per questo, perché fondamentalmente noi siamo, l'obiettivo è sempre quello, fare associazione, fare comunità, cercare di stare assieme, aiutarsi, siamo in pochi e dobbiamo aiutarci, come giustamente dice Aurelia. Noi possiamo fare schema, possiamo fare un circuito veramente virtuoso di prospettiva turistica legata alla cultura in questo caso. Unirci, collaborare assieme, trovare soluzioni che possano andare bene un po' per tutti, quindi ottimizzare anche determinati aspetti museali oppure per quanto riguarda le gallerie e tutte le realtà a cui si lega anche soprattutto Carmine Musei. Per cui vi ringrazio ancora della presenza, vi ringrazio veramente di cuore, mi avete fatto molto felice, mi avete dato una grande soddisfazione e appunto buona visita guidata. Ribadisco che oggi la galleria rimarrà giustamente gratuita, l'accesso alla galleria rimarrà gratuito per tutte le persone che vorranno.
vorranno visitare. Per cui buona visita a tutti e grazie ancora per essere stati con noi. Io sono Edi Plazzotta, consigliere comunale con delega alla cultura. Oggi ci troviamo alla Galleria d'Arte Moderna Enrico Decilia, in occasione della sua apertura. Un'apertura che presenta numerose novità, un riallestimento dei quadri presenti sia per quanto riguarda la collezione delle opere di Decilia sia per quanto riguarda appunto la collezione degli artisti del Novecento. Una novità importante secondo noi è l'introduzione di una guida audio che molti hanno già potuto provare, sperimentare, che in tre lingue fornirà ai visitatori un percorso sulla biografia e sulla descrizione delle varie opere presenti. Un'apertura che va a inserirsi appunto in un contesto museale come quello di Carni Musei, che sin dall'inizio ci ha dato supporto. Un'apertura che verrà appunto fatta mediante l'apporto di Arteventi, nostro collaboratore, che ci ha permesso di ricercare sul territorio due persone, a mio modo di vedere, adatte e perfette per questo genere di impegno, appunto l'apertura e la gestione della Galleria d'Arte Moderna Enrico Decilia. Le due persone in questione sono Barbara Decilia e Anaïs della Schiava, compaesane, e per me questo è un motivo di orgoglio, perché alla mia richiesta di un rapporto di collaborazione la loro risposta è stata immediatamente positiva. Segno di attenzione e di cura e di voglia di fare qualcosa per la propria comunità, e questo bisogna rendergliene atto. Sono molto 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 orgoglioso di questa scelta. Allora, caro Stefano, tu sei sempre presentissimo su tutto il territorio proprio per essere partecipe come regione, no? Come rappresentante della nostra regione. Sei in cose simpatiche, carine, in cose importanti come queste, perché finalmente a Treppo Ligo Sul riapre la Pinacoteca. Innanzitutto questa è una cosa importantissima, perché si dimostra anche con i governi locali e comunali come si può dare risposta al territorio. La regione è abbastanza vicina, anzi dico vicina, alle richieste e alle esigenze. Proprio a Treppo Ligo Sul abbiamo accordato una modifica di finanziamento per un grande parco giochi divertimento proprio qua poco distante da questa importante struttura, e oggi si inaugura finalmente una mostra così bella, così importante, che parla della cultura della nostra terra. Ieri ero per esempio a un altro evento importante che parla quello che c'è in carne, che c'era nella storia. Abbiamo pochi reperti, sarebbe bello fare un bel finanziamento per il recupero, per gli studi più approfonditi dell'archeologia locale, perché veramente da Paularo ad altri paesi, fuori di sotto, fuori di sopra, abbiamo un mondo incredibile. Questo è l'emblema a Treppo Ligo Sul. Noi siamo pronti a fare la nostra parte sostenendo e finanziando queste iniziative. Diciamo che negli ultimi anni, fortunatamente, parlo in generale, c'è stata un po' una svolta, nel senso che molte comunità, a partire dalle nostre qua, si sta tornando a quello che è il valore del passato e della cultura. Segno che probabilmente bisogna anche tornare un po' indietro per poter andare avanti. Guarda, noi rappresentiamo radicalmente il nostro territorio, perché se viviamo in questi territori più lontani, magari più montani, perché ci crediamo, perché conosciamo e perché vogliamo far conoscere quello che noi siamo, quindi la nostra storia, la nostra cultura. Ma sta cambiando anche il modo di pensare. Sappiamo che possiamo offrire d'estate cose incredibili, biciclette, sentieristica, trekking, e su quello importanti progetti stiamo già sostenendo e finanziando. Spero che anche la comunità di montagna, che rappresenta un po' tutti i comuni del nostro territorio, riescano finalmente a capire, ed è quello che stiamo, su quello che stiamo lavorando, che dobbiamo essere uniti su progetti importanti. Questo è un esempio, la cultura, ma sul turismo, per esempio, un bando importante che apriremo a breve, se uno fa una struttura alberghiera a più di 4 stelle,
la Regione interviene con sostegno economico importante, deve spendere più di 5 milioni, ma un 4-5 stelle sta al momento a spendere queste importanti risorse. Qua vicino il castello bellissimo acquistato da un imprenditore locale, credo che andrà su quella direzione lì, quindi non per forza piste di sci, non per forza magari sci da fondo, ma tanto bicicletta, tanto trekking, tante camminate in inverno, le ciaspole eccetera, che fanno crescere il nostro territorio. Noi abbiamo una ricchezza incredibile, oltre alla storia e alla cultura abbiamo tanto da offrire, biciclette d'estate e d'inverno, sci o camminate in montagna. Come amministrazione regionale state effettivamente col marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia puntando tantissimo su questo tipo di chiamiamola attività, comunque una promozione che era un po' di anni che forse in Friuli mancava. Allora, grazie della domanda. Innanzitutto finalmente abbiamo un unico marchio, Io Sono Friuli Venezia Giulia, prima ne avevamo una decina, abbiamo un unico marchio, rappresentiamo una regione, io rappresento chiaramente il territorio più, non dico più bello, ma più importante, che è la montagna, su quale grandi risorse. Prossima settimana faremo il punto su oltre 60 milioni di euro di finanziamento sui demagni sciabili, parlando di pista da sci. Abbiamo deciso, siccome su alcune idee abbiamo difficoltà nelle autorizzazioni, partiamo con gli investimenti, cerchiamo di utilizzare i soldi al meglio, farli spendere sul territorio per farlo crescere. Quindi noi stiamo veramente lavorando. L'ultimo assestamento di bilancio, un assestamento importante perché la Giunta regionale Federica è riuscita a riprendersi autonomie, che sono soldi. 6 anni fa, quando fui eletto, il primo assestamento era solo di 80 milioni di euro. Dopo 6 anni abbiamo avuto 1 miliardo e su quello cifre importantissime in montagna che non abbiamo mai visto. Ma non è tanto mettere soldi, dobbiamo fare in modo di spenderli bene, perché è inutile pensare di comprare un capannone che non ci interessa quando magari con gli stessi soldi facciamo un percorso, e questo è uno dei progetti che collega Trepoli Gosullo a Paluzza, a Paularo, poi a Pontebba, fino in Austria, fino in Slovenia con le biciclette o camminando. Non solo questo, abbiamo il problema delle scuole, abbiamo il problema della viabilità, altre questioni da risolvere come la sanità. Sulla sanità abbiamo messo 100 milioni di euro, ci sono tanti temi, però io sono ottimista perché abbiamo una montagna incredibilmente forte che vuole crescere, e lo dimostra anche la storia. Nei ritrovamenti, negli scavi archeologici che partono da prima dei Romani ad oggi, abbiamo un territorio incredibile. Grazie Stefano. Allora, presente qui a Trepoli Gosullo anche Aurelio Bubisuti, presidente del Museo Carnico Gortani di Tolmezzo. Quando ci sono questo tipo di manifestazioni, quindi la riapertura di una mostra, credo che dal tuo punto di vista sia sempre una bellissima cosa. Ma assolutamente sì, credo che sia scontato. Poi è una galleria di una preziosità incredibile, quindi io ho visto tanto entusiasmo, tanta voglia di ripartire. E io solo ho proposto loro, lavoriamo tutti insieme per farlo, perché questa fa parte del patrimonio di tutta la Carnia, come il Museo Gortani. Noi ci siamo messi a disposizione, perché no anche fare una mostra in Museo Gortani ricordando Decilia, perché è stato un personaggio importante, ha amato questa terra come Gortani. Quindi io direi che avvicinarlo a Gortani e portare alcune sue opere al Gortani a Tolmezzo sia un modo per restituire qualche cosa di importante. Tu con i tuoi collaboratori 5 anni fa hai ripreso un po' in mano quelle che erano le sorti del Museo Carnico, e vedendo i dati obiettivamente è in crescita. Quindi che consiglio ti senti di dare a chi è ripartito oggi qui a Trepoli Gosullo? Beh, è quello che ho detto prima, di non pensare di fare tutti da soli, che ci sono competenze, capacità sul territorio, non bisogna avere paura di chiedere aiuto, e credo che, come ho detto, se lavoriamo tutti insieme, ognuno di noi facendo il proprio dovere, non possiamo che fare un gran bel lavoro. Conoscendo quello che è un po' purtroppo il neo dei carnici, cioè il campanilismo, potrebbe effettivamente diventare per questa zona, per l'Alta Valbut, un riferimento culturale questa Pinacoteca? Ma mi pare che i presupposti ci siano. Io ho visto anche le collaboratrici, ho sentito di una ragazza di Treppo che si è laureata da poco e che ha deciso di lavorare qui. Per me, a me si è aperto il cuore, insomma, perché prima di tutto
persone che laureate e capaci che rimangono sul territorio. Dipende da noi dare loro le opportunità e sono convintissima che se noi diamo opportunità anche economiche, ma soprattutto culturali in questo caso, allora sì c'è un futuro. Aurelia, grazie e buon lavoro anche naturalmente per quella che è la tua struttura a Tolmezzo. Grazie, grazie. Non molliamo mai. Allora, caro Marco, sindaco di Trepoli Gossullo, dopo un 4-5 mesi stai cominciando a vedere i primi frutti, nel senso che voi come amministrazione siete partiti subito forte sul discorso sociale e cultura, quindi questo è un gran primo passo. Per noi fondamentali sono degli ingranaggi che devono intersecarsi tutti assieme, cultura, sociale, storia, identità, sono tutte cose che devono creare un programma unico e valorizzare totalmente il nostro territorio. Per noi è fondamentale. Chiaramente partire con una struttura così è un po' più semplice perché insomma c'è una struttura che è una chicca per il nostro territorio, ma per tutto il territorio. Come diceva anche prima Aurelio Bubisutti, dobbiamo collaborare, è fondamentale. Solo con la collaborazione riusciremo a pianificare e a creare anche un turismo culturale che in questo momento forse manca. Erano presenti, come è stato ricordato, ho visto il sindaco di Sutro, poi c'era Pittini della SECAP, quindi rappresentanti di altri paesi e quindi questo potrebbe essere finalmente un bel punto di partenza di collaborazione sulla zona. Per noi è fondamentale, come dicevo prima, la collaborazione con anche gli altri enti, gli altri comuni. Noi non facciamo differenze di nessun tipo. Andiamo avanti solo con l'obiettivo di creare e potenziare tutto quello che è presente sul nostro territorio, che è magnifico, chiaramente, come dicevo, approfittando di un valore aggiunto così è un po' più semplice per noi. Effettivamente, come diceva Edi, 3 anni che era chiusa, forse qualcosa di più, per chi entra qua adesso in questa struttura probabilmente si stupisce perché dice come ha fatto in 3 anni una cosa del genere a rimanere chiusa, senza togliere a chi c'era prima naturalmente. Questo è un gran punto di partenza, obiettivamente. Come ho detto prima, per me il passato è passato ed ora in poi andremo solo e sempre avanti, con idee e obiettivi nuovi per potenziare la nostra comunità. Comunque sempre in collaborazione con tutti e a prescindere da qualsiasi tipo di idea politica o altro. Buon lavoro, Marco. Grazie. Ooh.